tutte ragazze, benvenute in un nuovo video. In questo video volevo parlarvi di una cosa che forse non vi ho mai detto. Su Facebook vi avevo domandato se sareste state interessate a un video dove vi raccontavo, diciamo, la mia esperienza con la perdita di capelli eccessiva e in tantissimi mi avete risposto positivamente, quindi oggi sono qui a girare questo video. Faccio una piccola premessa. Da quando sono entrata nel periodo dell'adolescenza ho sempre sofferto di perdita di capelli eccessiva. In tutti questi anni ho sempre cercato di risolvere il problema con prodotti superflui e inefficaci che mi hanno fatto spendere un sacco di soldi. Siccome da un anno a questa parte sto trovando dei miglioramenti grazie a dei consigli e dei rimedi che mi hanno dato delle persone che hanno studiato appunto in questo ambito, sento dunque di condividerle insieme a voi, dandovi appunto dei piccoli consigli che mi hanno dato a me per far sì che anche voi abbiate un resoconto positivo. Il primo consiglio è quello di spuntare i capelli regolarmente. Cercate di spuntare i capelli di tanto in tanto, in quanto andare a tagliare le punte significa dare al capello quell'aspetto più sano possibile e la crescita di capelli sarà molto 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 più evidente. Il secondo consiglio è quello di evitare qualsiasi cosa calda, quindi evitare il caldo. Questo consiglio è un po' difficile da seguire, ma è importante cercare di evitare il phon caldo e la piastra per i capelli. Visto che è un consiglio molto difficile da seguire, cercate di limitare l'utilizzo degli apparecchi per i capelli e di utilizzare un calore medio per quanto riguarda il phon. Io personalmente sto utilizzando la piastra una volta a settimana e il risultato è notevolmente migliorato da quando utilizzavo la piastra quasi tutti i giorni. Il terzo consiglio è quello di non andare ad utilizzare né trattamenti chimici e aggressivi, come ad esempio può essere la tinta per i capelli oppure la permanente. Se volete tingervi i capelli utilizzate una tinta naturale e in questo caso otterrete sia l'aspetto estetico e sia anche la salute. Quarto consiglio, utilizzate gli accessori giusti. Buttate qualsiasi cerchietto troppo stretto, qualsiasi elastico con barrette di metallo, qualsiasi spazzola di plastica, perché spesso e volentieri sono proprio questi accessori che rovinano a prescindere il capello. Quinto consiglio, forse il più importante, quello che mi ha fatto notare maggiormente il cambiamento, è l'alimentazione. I capelli sono frutto di una cura attenta ma anche di una equilibrata alimentazione. Assicuratevi di assumere vitamine e minerali che sono i migliori amici dei capelli e di ingerire anche i grassi buoni, come ad esempio l'olio d'oliva, che molto spesso si utilizza anche nelle maschere in quanto è ottimo per i capelli. Sesto consiglio, utilizzate dei buoni prodotti e in modo corretto. Anzi, prima voglio dirvi anche una cosa. I capelli vanno sempre tenuti puliti, in quanto la polvere e il sudore soffocano il cuoio capelluto. Non ascoltate chi vi dice di non lavare i capelli troppo spesso. I capelli vanno lavati ogni volta che sono sporchi, in quanto i pori ostruiti dal sebo facilitano la caduta. Quindi ragazze, lavate ogni volta i capelli che sono sporchi. Non fidatevi di chi vi dice di non lavare i capelli troppo spesso perché altrimenti di qui bla 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 bla. Lavate i capelli ogni qualvolta che sono sporchi. Ovviamente vi consiglio anche di utilizzare dei prodotti di buona qualità. Io personalmente vi consiglio tantissimo l'aloe vera, che praticamente è ricca 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 di vitamine e è preziosissima per il capello, come vi ho già detto prima. Altro consiglio semplice che sento di darvi, ma anche questo è molto importante, è quello di andare a fare la maschera almeno una volta a settimana. Le maschere vanno a nutrire perfettamente il capello in profondità, quindi anche questo è un consiglio ottimo ottimo da seguire. Io prima non le facevo assolutamente mai, non avevo mai voglia e la costanza di fare le maschere sotto la doccia, però da quando mi hanno consigliato di farle la differenza l'ho notata tantissimo. Quindi ragazzi,
ragazze anche le maschere sono molto importanti. Bene ragazze, questi erano i rimedi che utilizzo io. Ho notato tantissima differenza da prima, tantissimi miglioramenti e io ringrazio tantissimo queste persone perché ero disperata prima, non facevo altro che perdere capelli in continuazione sotto la doccia. Non dico che adesso non le perdo, però molto meno rispetto a prima, quello sicuramente. Fatemi sapere se questi consigli vi sono stati utili, se li metterete in pratica, se magari trovate dei miglioramenti. Se è così, lasciate un bel mi piace. Se ancora non siete iscritti al canale, io vi aspetto e mi raccomando, iscrivetevi. E vi mando un grossissimissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao bimbe!